Notizie di Prato TG, a tutti buonasera. Oggi l'abbraccio della città al nuovo Vescovo di Prato, il quarto, Monsignor Giovanni Nerbini, che ha fatto appunto il suo ingresso ufficiale nella diocesi tra una folla che lo ha acclamato, applaudito in un abbraccio ideale che ha seguito per noi. Claudio Vannacci. Monsignor Giovanni Nerbini, nuovo vescovo di Prato, ha fatto oggi il solenne ingresso in diocesi, accolto da una folla festante, prima in piazza delle carceri, poi in piazza Duomo, dove è stato allestito l'altare sul sagrato della chiesa. Voglio camminare in mezzo a voi. Voi vi aspettate molto da me, ha ragione, ma sono anche io che ho bisogno di voi, ha detto durante l'omelia, parlando davanti alle autorità, al clero diocesano e ai fedeli. Dobbiamo volere bene a tutti, ha proseguito il nuovo vescovo, tendere la mano e aprire il cuore anche a chi è lontano. Mi metterò in ascolto di tutti, ha detto nel corso dell'omelia, dove ha sottolineato la necessità di dare il nostro originale contributo nella difesa dell'ambiente. Monsignor Nerbini è arrivato a Prato da Firenze ed è stato scortato dalla Polizia Municipale fino in Piazza delle Carceri, dove ha incontrato il sindaco Matteo Biffoni, accolto dai canti dei ragazzi degli oratori cittadini. È stato proprio una giovane a dare il benvenuto al vescovo Giovanni, con i ragazzi che hanno donato una rete da pescatore in segno di unione e coesione. Poi il nuovo vescovo di Prato è entrato nella Basilica delle Carceri per un omaggio a Maria e per incontrare i malati e i rappresentanti delle comunità straniere presenti a Prato. Da qui il percorso a piedi verso la cattedrale. In piazza Duomo ha trovato ad attenderlo l'arcivescovo di Firenze, il cardinale Giuseppe Betori, e il vescovo uscente Agostinelli, che gli ha consegnato il bastone pastorale. Al termine della messa, Monsignor Nerbini, accompagnato dal cardinale Betori e da Monsignor Agostinelli, ha reso omaggio al sacro cingolo mariano esposto nella sua cappella fin dalla mattina di oggi. Domani, festa della Natività di Maria, ci sarà la prima ostensione della preziosa reliquia mariana officiata dal vescovo Giovanni alla conclusione del corteggio storico. Siamo alla cronaca, era già stato denunciato per stalking dalla ex e messo agli arresti domiciliari, misura che ha violato per insistere nella sua condotta persecutoria, a cui la procura ha chiesto fine chiedendo e ottenendo la custodia cautelare in carcere. Dietro le sbarre è finito un uomo di 45 anni, italiano, che non ha mai accettato la fine della sua relazione con una donna di 30, minacce di morte, aggressioni, intimidazioni, pedinamenti, appostamenti sotto casa. Ti scuoio oppure ti sfiguro con l'acido, le minacce rivolte alla donna che per due volte ha trovato il coraggio di denunciare. L'atteggiamento del 45enne si è fatto più aggressivo del solito quando gli è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari avviate in seguito alla prima denuncia della vittima. Hanno aggredito un loro connazionale di 30 anni con un taglierino, un bastone e una bottiglia di vetro, provocandogli ferite giudicate guaribili in 10 giorni. È successo nel tardo pomeriggio di ieri in Via dei Fossi, dove i poliziotti delle volanti sono intervenuti intorno alle 19:30 e hanno arrestato i due aggressori. Si tratta di due pakistani di 38 e 24 anni, entrambi con precedenti. L'accusa nei loro confronti è lesioni personali aggravate. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'aggressione sarebbe scaturita al culmine di una lite quando il trentenne avrebbe accusato uno dei connazionali di avergli rubato la bicicletta. Il caso Buzzi Lab subito sul tavolo del nuovo ministro della pubblica istruzione. L'onorevole Silli annuncia che presenterà un'interpellanza subito dopo il voto di fiducia alla Camera. Sentite. Sarà quello del Buzzi Lab il primo problema ad arrivare sulla scrivania del nuovo ministro alla pubblica istruzione Fioramonti. Il tempo di votare la fiducia e l'onorevole di Cambiamo Giorgio Silli presenterà una interpellanza urgente sul destino del laboratorio dell'Istituto Tecnico Industriale Buzzi, la cui attività è stata sospesa nei giorni scorsi dal nuovo preside, che ha recepito una sollecitazione dell'ufficio scolastico regionale a regolarizzare lo status giuridico. Mentre a Prato chiude un'azienda al giorno, il commento del
del deputato Pratese, che suggerisce al Consiglio d'Istituto, ai tecnici impiegati nel laboratorio, di presentare ricorso al TAR, si decide di chiudere d'ufficio una realtà sanissima come il Buzzi Lab, mettendo in difficoltà tutto il comparto tessile. Ma perché, chiede Silli, in questo paese c'è chi odia l'iniziativa privata e le imprese? La decisione del preside, appena insediato dopo il pensionamento di Erminio Serniotti, risponde alla nuova legge che prevede per le strutture come il Buzzi Lab una propria veste giuridica e un bilancio separato da quello della scuola, pur mantenendo la prevalenza didattica. La Guardia di Finanza è impegnata in un accertamento ordinato dalla Corte dei Conti, mentre la Procura ha appena aperto un'inchiesta per valutare eventuali profili penali. A quanto pare, l'accusa dell'onorevole Silli, la soluzione era già sul tavolo, confezionata da una squadra di professionisti e notai su richiesta della scuola stessa. Si poteva scegliere se percorrerla e sanare l'annoso problema dello status giuridico del laboratorio oppure chiudere. Si è scelta l'ultima opzione, con danni devastanti per il distretto pratese e per il Buzzi stesso. I clienti sono già altrove, i tecnici hanno ricevuto nuove offerte di lavoro e le multinazionali clienti del laboratorio di analisi chimiche e fisiche stanno pensando di intentare cause milionarie. Sulla sospensione del Buzzi Lab si registra anche l'intervento di Giuseppe Moretti, presidente dell'associazione ex allievi Buzzi. Da sempre il laboratorio di analisi è stato un punto di riferimento per tutte le aziende del distretto pratese. Il Buzzi è sempre stato il Buzzi Lab e il Buzzi Lab è sempre stato il Buzzi, una sinergia che, oltre ad aver messo a disposizione dell'istituto fondi e risorse tecniche, ha fatto sì che l'istituto diventasse una scuola speciale. Per questo la sua improvvisa, in un certo senso inspiegabile, chiusura è a nostro parere un duro colpo per tutti. Continueremo ad appoggiare, sostenere e amare il Buzzi. Dal Buzzi Lab a Piazza Duomo, che ieri sera si è infiammata con un pubblico delle grandi occasioni per il Radio Bruno Estate. Claudio Vannacci. Piazza Duomo gremita, con tante persone rimaste fuori, entusiasmo alle stelle, 5.000 voci che si sono unite a quelle degli artisti sul palco per cantare le hit dell'estate. È stato un successo annunciato il gran finale del Radio Bruno Estate, che ieri per la prima volta ha fatto tappa a Prato per un evento che ha elettrizzato la città. E alla fine i due conduttori Alessia Ventura ed Enzo Ferrari hanno salutato, dando appuntamento al prossimo anno, tra l'entusiasmo dei presenti. Evento gratuito ma a numero chiuso, visto che per motivi di sicurezza l'accesso alla piazza era consentito solo per i primi 4.900 che si sarebbero presentati agli ingressi. E così in tanti, soprattutto giovanissimi, fin dal mattino di ieri si sono messi pazientemente in fila ai cancelli. Un'attesa ricompensata dallo spettacolo, che ha visto 13 artisti alternarsi sul palco con un mix di generi musicali che ha finito per accontentare tutto il pubblico. È toccato a J-Ax rompere il ghiaccio per poi passare il testimone a Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo, e agli altri artisti che si sono succeduti fino allo Stato Sociale, con il leader Lodo Guenzi che ha fatto spegnere la musica per rendere omaggio ai 29 giovani partigiani trucidati dai nazisti 75 anni fa a Figline. Poi di nuovo musica, con i ritmi latini di Fred De Palma e di Elettra Lamborghini, e il gran finale affidato a due idoli dei giovanissimi, Federica Carta e il rapper Shade. Quella di Prato è stata l'ultima tappa del Radio Bruno Estate 2019. Vista la straordinaria accoglienza, c'è da attendersi un bis anche nel 2020. E mentre si cantava e si ascoltava musica in Piazza Duomo, negli stessi momenti a Figline, la tradizionale Marcia della Pace, che ieri ha ricordato e commemorato il 75esimo anniversario della liberazione e i 29 partigiani uccisi dai nazisti nel settembre del 1944. Il 6 di settembre, il ricordo dei 29 martiri, è ovviamente un pezzo di storia della nostra città imprescindibile. Siamo questi, siamo figli della resistenza, della liberazione dalla dittatura e dal sacrificio dei 29 martiri, ma anche un pezzo di futuro, perché qui si costruisce quei valori di democrazia, quei valori di libertà, quei valori che ci accompagnano sempre, che, come è stato dimostrato quando c'è stato un momento molto complicato, come è stata la manifestazione 23 marzo scorso, poi fanno reagire donne e uomini
uomini della nostra città, tanti ragazzi, perché alla fine, al di là delle appartenenze politiche, al di là di quello che uno vota dentro le urne, poi c'è un senso di libertà, di democrazia, di voglia comunque vada di ribadire dei valori che una giornata, una serata come quella di stasera continua e contribuisce a irrobustire. Un momento nel quale dobbiamo ritrovare e ricostruire un clima che sia fatto di contraddittorio, sì, anche forte, ma con i toni giusti. I toni, quelli della rabbia, i toni, quelli della violenza, noi li abbiamo sempre respinti e speriamo davvero che non solo battiamo i toni ma anche il sentire. E io con le notizie mi fermo qui, non ce ne sono altre, grazie a tutti per averci seguito e arrivederci.